seconda giornata è partita stamattina con la visita, io credo veramente molto bella, molto interessante, dei Musei Capitolini. Abbiamo spiegato il significato del Campidoglio, abbiamo detto perché si chiama Campidoglio, non so se lo ricordate, da caput oli, perché il Campidoglio è composto da tre elementi, lo ricordiamo ancora meglio perché stamattina l'avevo detto molto correndo, la collina del Campidoglio che è alta 47 metri nel punto più alto e 31-32 nel punto più basso, è composta da due colline, la collina di destra che è quella del Campidoglio propriamente detto, dove sorgeva il tempio di Giove Ottimo Massimo, anche il tempio detto della Triade Capitolina, e il colle a sinistra dove sorgeva il tempio di Giunone Moneta, Giunone che ammonisce il popolo romano, e dove poi accanto venne edificata la zecca, e quindi per questo motivo i soldi che venivano coniati vennero chiamati monete. Poi giù invece, in quella spianata dove c'è la statua di Marco Aurelio, quello era il cosiddetto axilum, cioè il luogo dove venivano accolti coloro che si ponevano, che poi venivano da altri popoli, da altre popolazioni, da altre tribù e che si ponevano sotto la protezione dei romani. Bene, quando venne realizzata questa piazza dell'Axilum, da cui poi asilo, dare asilo, vedete ancora oggi noi diamo asilo ai profughi ucraini per esempio, no? Quindi deriva proprio dal nome di questa pianata, da Axilum, quando venne realizzata questa spianata venne trovata una tomba con una testa, quindi di un personaggio di epoca più antica, probabilmente di epoca etrusca, Oli, quindi caput Oli, la testa di Oli sarebbe questo personaggio, da cui Campidoglio, è derivato il termine Campidoglio. Comunque abbiamo detto che la piazza è stata rivoluzionata completamente da Michelangelo Buonarroti, che riceve incarico dei papi di disegnare la nuova piazza del Campidoglio, e Michelangelo ha una grande intuizione. Mentre prima il Campidoglio per 15 secoli il palazzo era stato rivolto verso i fori, lui capisce che deve ruotare completamente la dimensione della piazza, il palazzo senatorio, che è il palazzo centrale, deve guardare la piazza, deve guardare verso San Pietro, perché il futuro di Roma è quello di voltare le spalle al passato classico e di guardare alla modernità, quindi di guardare verso la Chiesa, che all'epoca era quella che dominava Roma e il mondo. E la piazza si compone di tre palazzi, a destra il palazzo dei conservatori, al centro il palazzo senatorio, che dove risiedeva il senatore, che era il massimo esponente delle magistrature romane, composte appunto da questi consiglieri, e a sinistra il palazzo nuovo. I palazzi vennero progettati tutti quanti da Michelangelo, ma non vennero completati da lui, bensì da Giacomo della Porta. È inutile dire ciò che abbiamo al centro la statua di Marco Aurelio, è inutile dire ciò che abbiamo visto all'interno dei Musei Capitolini, perché sarebbe lunghissimo. È stata una passeggiata tra capolavori assoluti che vanno dal V, VI, VII secolo avanti Cristo. Ricordate la collezione Castellani, per esempio, di vasi, eccetera, o arrivando fino alle strutture del XIII-XIV secolo a.C., quando siamo entrati in quella zona accanto alle rovine del podio del tempio della Triade Capitolina, dove ci sono stati mostrati quelli che erano i reperti che sono stati ritrovati dell'età del ferro, dell'età del rame, dell'età del bronzo, a dimostrare che Roma era vissuta non solo dal 753 a.C. in poi, dalla fondazione di Romolo della città, ma già che 5-6 secoli prima esisteva un nucleo abitativo in quella zona. Quindi se volessimo datare la nascita di Roma dovremmo datarla tra il XIII e il XIV secolo a.C. E poi i tantissimi capolavori, le sale affrescate che abbiamo visto, ricordate, con quegli affreschi spettacolari del Cavalier d'Arpino, la sala degli Orazi e Curiaxi, la sala dei Fasti, tutta la narrazione di quella che era la grandezza praticamente della nascita di Roma, gli affreschi di Pietro da Cortona, la sala degli Orazi dove venivano ricevuti i pontefici quando andavano in Campidoglio, le due statue colossali, quella di Gian Lorenzo Bernini che rappresenta il Papa Urbano VIII e quella in bronzo di Alessandro Algardi che rappresenta Papa Innocenzo X Panfili, per cui
E poi lo spinario, il bambino che si toglie la spina dal piede, o la lupa capitolina, che abbiamo detto che è di origine probabilmente etrusca, mentre Romolo e Remo sono opera rinascimentale del pollaiolo. E poi abbiamo visto l'Ercole dorato con la clava, una delle strutture più belle del mondo romano, di una classicità che si rifà molto alle statue del periodo ellenistico. Abbiamo visto l'originale del Marco Aurelio, che è messo in quella sala circolare, ci fa vedere tutta la sua dimensione, la grandiosità di questa statua in bronzo dorato che rappresenta il Marco Aurelio. Abbiamo visto ciò che resta della statua di Costantino, ne abbiamo viste due, una nel cortile dei conservatori, quella in marmo, e poi ci sono anche le statue in basalto nero di quelli che sono i guerrieri daci prigionieri. Vi ricordate tutti gli altorilievi, anche lungo lo scalone, gli altorilievi che abbiamo visto che vengono dall'arco di Settimio, dell'arco di Marco Aurelio, di cui non si ha più notizia, però i rilievi erano lungo lo scalone che raffigurano Marco Aurelio trionfante, eccetera. Marco Aurelio che compie con la mano il gesto della Locuzio, che come lo fa anche nella statua, lo fa anche in quegli altorilievi. E poi abbiamo visto tantissime La altre lupa. opere, la Lupa Capitolina l'abbiamo detto, abbiamo visto poi la Marsia, il supplizio di Marsia, impressionante, mentre viene scuoiato, una delle opere più belle. E poi le due Veneri che tanto hanno attirato il nostro carissimo amico Angelo, da cui è venuta la disquisizione fra quale fosse più bella, quale avesse il culetto più bello, la prima o la seconda. La prima accanto alla sala del Marco Aurelio, molto più snella, molto più fine, molto più elegante. La seconda, che l'abbiamo vista nel Palazzo Nuovo, invece più corpulenta, più vicina diciamo, a quella che era la bellezza classica della matrona romana. E poi la statua di Comodo, il busto di Comodo con la pelle del leone, e quindi con quella meraviglia incredibile. E poi salendo ai piani superiori, siamo passati per i fasti capitolini, giù abbiamo visto quelli di epoca romana, al primo piano abbiamo visto i fasti medievali e rinascimentali, con i nomi di tutte le più importanti famiglie che hanno ricoperto gli incarichi di conservatori e di senatori del popolo romano. E quindi poi siamo entrati nella Pinacoteca, e anche qua sarebbe lunghissimo dire i tantissimi capolavori che abbiamo potuto ammirare, da Antonio Axo Romano a Guido Reni, a Pompeo Batoni, ai due Caravaggio che abbiamo visti, perché il terzo non era presente, il ragazzo che la zingara gli legge la mano, e l'altro il San Giovannino con col caprone. E poi il grandioso dipinto di Santa Petronilla, una delle pale d'altare che fu dipinta per il Vaticano. Fu dipinta per il Vaticano e poi venne portata lì, venne donata dal Papa al Campidoglio, e adesso su quell'altare vi è una copia in mosaico. Il Guercino. Il Guercino, Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, che rappresenta questa grandissima pala di Santa Petronilla, che è impressionante perché si vedono questi due uomini abbassati che stanno recuperando il corpo di Santa Petronilla, che è stata ritrovata grazie ad un'apparizione intatto, quindi è stato appena scavato, e in alto il Cristo con Santa Petronilla che prega, il Cristo che fa col gesto della mano, indica, vi ricordate, Vieni qua. esatto, che ha voluto lui che venisse riscoperto il corpo di Santa Petronilla, e quindi uno dei capolavori del Guercino. Ma poi c'era il Lanfranco, c'era Guido Reni, c'era l'altro Gaspare Van Wittel con le sue splendide vedute di Roma antica, Rubens, bellissimo il quadro di Rubens che raffigura Romolo e Remo allattati dalla lupa con il pastore Faustolo che sta apparendo da dietro un albero, e il Tevere sdraiato, sornione, che assiste praticamente alla scena, dove c'è una donna che rappresenta la storia, che guarda quello che sta avvenendo. Cioè, veramente. E poi gli Araxi di Scuola Velázquez, Fiamminga, Velázquez, Guido Reni. bellissimo, Guido Reni,
cioè veramente è stata una passeggiata nella storia dell'arte. E poi siamo passati anche in quella bellissima galleria dove ci sono esposte una delle collezioni più belle di porcellana delle varie manifatture europee, da quelle di Meissen, da quelle di Capodimonte, da quelle di Sèvres, quindi una collezione di porcellane ricchissime. E poi abbiamo visto quel ritratto di uomo, vi ricordate che stava nascosto in un angolo, che io ho detto del Bellini, un'opera del Bellini, piccolino, ritratto di gentiluomo, quasi nascosto, che dice ma come è possibile che un'opera del genere così famosa che noi ritroviamo sui libri sia nascosto qua dietro, insomma veramente per dire la ricchezza incredibile che ci sono. Poi dopodiché siamo scesi giù, e lì poi io dico meraviglia delle meraviglie, abbiamo attraversato quel lunghissimo corridoio ipogeo di epoca romana, dove da oltre 2000 anni sono state conservate quelle che sono le leggi dell'impero, prima della Repubblica e poi dell'impero. Le leggi venivano scritte incise sulla pietra o sul marmo e venivano poste ai lati. Noi abbiamo il tabularium, noi abbiamo percorso il corridoio centrale, però vi ho detto che ai lati vi erano tanti altri corridoi che abbiamo intravisto poi più avanti, perché quella era una vera e propria archivio. Siamo passati davanti alla statua di Veiove, dove veniva venerato questo dio della fecondità, della fertilità, e ci siamo affacciati su quella loggia, signori, che io credo non dimenticheremo mai, da cui si vedevano tutti i fori romani dall'alto, avendo in primo piano l'arco di Settimio Severo, a destra la casa delle Vestali, la via Sacra, in alto il Palatino e a sinistra la Curia, la chiesa dei Santi Luca e Martina, e andando più avanti Santa Francesca Romana, andando più avanti il Tempio di Romolo e poi Tempio di Venere in fondo col Colosseo, a sinistra la Basilica di Massenzio, c'è uno spettacolo che lascia senza fiato, devo dire, veramente, poi con una giornata di sole spettacolare. Salendo all'altro palazzo, il Palazzo Nuovo, abbiamo visto la collezione Albani, una delle collezioni più ricche che è stata donata a Roma, una collezione di statue, anche qua l'elenco sarebbe incredibile. Ricordate il Satiro, bellissimo, in marmo rosso, che è stupendo, o il Galata morente, impressionante, una delle sculture più belle della classicità, e ancora il grande salone dei ricevimenti, il salone centrale con quegli immensi lampadari e quelle statue romane, e sia le statue e i busti che riempivano completamente la sala, e poi andando più avanti la sala dei filosofi, e andando ancora oltre la sala degli imperatori, con i busti di tutti gli imperatori romani, e tornando indietro la sala della Venere Capitolina, la Venere Pudica, che si copre le nudità, quella un po' più corpulenta. E poi scendendo al piano di sotto siamo passati davanti a quella che era la collezione egizia, che proviene dal Liceo Campense, da questo grande praticamente tempio dedicato a Iside, e quindi abbiamo visto il coccodrillo, ricordate, la testa della statua di Iside e compagnia bella, e poi la statua di Marforio, questa grande statua che raffigura il dio oceano, lunga 6 metri, posta nel cortile del Palazzo Nuovo, che praticamente era un'altra delle divinità parlanti. Fatto tutto questo, riscendendo per la cordonata, siamo andati a prendere il bus, abbiamo fatto questo pranzo stupendo luculliano al Bucatino a Testaccio, e dopo di lì col bus, risalendo per Viale Trastevere eccetera, e ci siamo fermati davanti alla bellissima fontana, il Fontanone, così cara ai romani, così celebrata nelle più celebri stornelli e nelle canzoni, la fontana più grande, la fontana più monumentale, la fontana con la maggiore portata d'acqua di Roma, alla fine dell'acquedotto Braccianense, e dove Paolo V Borghese ha fatto realizzare questa fontana su una veduta strepitosa di Roma, e abbiamo visto su, vi ho spiegato dall'alto, le cose più belle che si vedevano da Roma.
e poi abbiamo concluso con due visite esclusive, una a San Pietro in Montorio, dove veramente abbiamo visto questa basilica che è un capolavoro del Rinascimento, dove ci ha colpito la prima cappella con la flagellazione. Di chi era la flagellazione? Sebastiano del Piombo, la flagellazione, e poi in alto anche la trasfigurazione, sempre di Sebastiano del Piombo. Andando più avanti abbiamo visto invece le opere del Pintoricchio, la cappella affrescata dal Pintoricchio, e andando più avanti c'era il Vasari, e poi sulla pala, la pala d'altare che è andata a sostituire quella che era la trasfigurazione di Raffaello, che adesso è nei Musei Vaticani, adesso c'è la crocifissione di San Pietro di Guido Reni. E tornando indietro abbiamo visto una cappella con la Madonna di Antoniazzo Romano, e ancora tornando più indietro la cappella realizzata da Gian Lorenzo Bernini, dove si vede San Francesco che viene portato dagli angeli in paradiso con quell'apertura sempre nascosta tipica del Bernini, che fa entrare la luce che filtra da un lato per illuminare quella che è la figura. E poi uscendo di lì abbiamo concluso, cosa spettacolare secondo me, con il tempietto del Bramante, uno degli esempi più belli del Rinascimento in Italia, un'opera che ha dato prova della grandiosità, dell'ingegno di Donato Bramante, che ha realizzato questo tempio circolare con le colonne tuscaniche, con un'alternanza di colonne, paraste e nicchie. È un bellissimo loggiato nella parte superiore, da cui poi c'è il tamburo più stretto e la cupola che poi viene chiusa da un tamburo, da una lunetta, voglio dire, da un lucernario ancora più piccolo, e l'interno bellissimo con quattro nicchie grandi e quattro nicchie piccole. Nelle quattro nicchie piccole le statue dei quattro evangelisti, in una di queste grandi la statua di San Pietro, il pavimento cosmatico con l'apertura da cui si vedeva la cripta giù, in cui vi era il foro dove secondo la tradizione sarebbe stato crocifisso a testa in giù San Pietro. Quindi credo che abbiamo passato dei giorni insieme piacevoli, questi due giorni, ma la cosa più bella sempre della nostra accademia è che credo nascono dei sentimenti di affetto, nascono dei sentimenti tra le persone che si conoscono, si sviluppano e si intensificano rapporti di amicizia. Io dico sempre che la mia felicità è quando vedo la curiosità e la gioia nei vostri occhi, perché io ci metto l'anima per trasmettere quello che io amo di più, che è l'arte e la bellezza, e quindi quando vedo che la bellezza entra dentro di voi e vi rasserena in questi momenti anche tristi che stiamo vivendo ormai da tempo, legati alla pandemia, alla guerra eccetera, questo per me veramente è la mia gioia, la mia serenità eccetera, quindi di questo sono veramente contento. Quindi vi ringrazio a tutti, vi auguro un buon ritorno a casa e grazie a tutti.